Ciao, ciao a tutti ragazzi, siamo con Peppe De Notti, conosciuto come il maestro. Bravo. Che cosa hai giocato? Allora, ho giocato su Terror Guru Control, sono arrivato quarto alla regione di Palermo, ho fatto 5-1. Che beccato. Vario, misto, beccato di tutto, ho perso contro Spiral di Daniele Stella. E questa era la lista. Lasciano i premi. I premi che ho vinto, bello deckbox nuovo e tappetino. E poi però preferisco questo. Questi sono i mostri 3x fondamentali insieme a lei. Vincio più piano per favore. Che qua servono come entrap che nega qualunque attivazione di qualsiasi carta, anche effetto. Poi Mono, lei bella. E ringrazio Danilino Stella che mi ha fatto il cambio, che avevo spagnolo e mato italiano. E ci ho vinto una partita contro Lunanet solo di questo. Copro, scopro, bandiva, attaccavo. Poi come entrap 2 Ash e 2 Corvi. Le Ash sono state utili, i Corvi l'ho visto solo poche volte, non mi hanno risolto partite, non c'erano pochi Orcus, anche se. Come magie, per forza 3 terreno standard troppo forti, insieme a 3 extravagance. In una partita l'ho pescato tutte e 3 di fila ed è stato un meno effettivamente che l'ho perso, però sono troppo forti. Sempre di main, giocavo 3 super poli, quando andavo secondo ma anche primo perché puliscono tutto il campo. Per stabilità anche 2 pod. E 2 colled e la terraformare mono fortissima. Come trappole giocavo 3 impermanence. Insieme a questa c'è un posto troppo forte, auto win, in questo mazzo non intacca per niente le tue giocate, ti fa rallenta gli avversari e ti fa andare in più. Poi ho giocato 2 compulsori per levare i mazzi mostri grossi o ciccioni, oppure per far saltare la combo avversario. Vento perso troppo forte, annulla gli effetti e diventa l'attacco dei mostri. 2 strike, non 3. E 2 della trappola. Non ho giocato solenne di main perché ho giocato di side. E strike ho preferito mettere più entrap al posto suo. Non gioco cattura perché alla fine gioco pochi mostri, quindi levarmi un magari un guru per un altro mostro rubato alla presa per fare una fenice, un altro non è risolutivo, non mi cambiava la partita, quindi ho deciso di levarle. Dopo vari testing ho deciso di levarle tutte. Come extra bellissimo, a sorpresa, ho giocato solo 15 fusioni, non sapevo che mettere. Ho giocato 3 per la pianta fortissimi contro tutto, oscurità e fusione, 2 oscurità qualunque, starving venom troppo forte, bellissimi. Mai fatti forse, è capitato, però c'era. Ah, questo, il re delle paludi, altra tutto in 3 per, questo contro Salamam and Great, mi aspettavo magari un Innistar sorpresa, non è capitato. Niente sorprese. Peccato. E questo non sapevo che metterci, occasionale, fusione spam. Come side, panca topo perché è versatile contro tutto e tutti, una special gigante. E contro i mazzi trappolosi e mazzi control, appunto, doppio cosmic e 3 da sfornare sono troppo forti, sono indispensabili per vincere. Poi come touch per controllamente, perché anche se non è forte come prima che guardi tutta la mano, è una carta versatile contro qualunque mazzo, visto che quasi tutti aggiungono. E poi se la versione level in match, ed appena dichiara battle ovviamente non ha niente, gliela scarto per forza, gliela levo. Tre solenni, quando vado primo negano tutto, tempesta, fulmine tempesta, twin twister, denkosecca, eccetera. E treverli, quando vado secondo, contro i mazzi che fanno tante combo con poche negazioni, oppure sempre i mazzi cancerogeni come il mio. È stato un bel torneo, ci sono divertiti tutti quanti, saluto tutti quanti i player e le persone in ascolto. Un piccolo ringraziamento va 10% a compare Tartalanzo perché mi ha suggerito di mettere Lanzone che mi ha suggerito di mettere l'entrap quando io giocavo prima solo trappole forever, sono state forti alla fine. Quindi questo è tutto, questi sono i premi, ci vediamo al prossimo regionale, sperando di fare top. Ciao a tutti. Ciao a tutti.